Alexa, raccontami una barzelletta. Prima di una gara di corsa, un partecipante dice: io voglio arrivare primo o terzo. Ho sentito dire che l'arbitro ha un cronometro che spacca il secondo. Non l'ho capita. Sì, ragazzi, lo so, l'avrete già visto in tutte le salse possibili e immaginabili, però ve lo faccio vedere anch'io. Di cosa sto parlando? Di lui, del famosissimo ormai e eccellente Amazfit Verge, che ha ricevuto niente poco di meno che l'aggiornamento con l'integrazione Alexa. Il meteo di oggi, per favore. A Correggio si prevede un allarme arancio per temporali da martedì 15 ottobre. 14 a mercoledì 16 ottobre, 1:59. Avete sentito? Alexa mi ha indicato le previsioni del tempo, tra le tante altre cose che può fare. Imposta una sveglia. Una sveglia a che ora? Alle 7 di domani. Sono le 7 del mattino o di sera? Alle 7 del mattino. Sveglia impostata per domani alle 7 del mattino. Vuoi impostare questa sveglia per ogni giorno feriale? No, grazie. Avete sentito? Alexa vi può raccontare anche le barzellette anche attraverso il nostro Amazfit Verge, un dispositivo che abbiamo provato e rivoltato come un calzino in lungo e in largo, che ha tante belle funzionalità. Sono state anche inserite delle nuove watch face davvero belle. Una di quelle a cui mi riferisco è questa, che è davvero furba. Guardate. Nel menu non cambia quasi nulla, c'è la funzionalità Always On. Ovviamente con questa nuova funzione di implementazione di Alexa, in questi primi giorni mi ha consumato decisamente tanta batteria. Ecco qui, abbiamo l'Amazfit Verge. Sono state introdotte delle nuove watch face, ve le faccio vedere. Questa è molto carina, effetto sbrilluccicante con l'orario quasi fosforescente, mi piace tanto. Poi c'è questa, molto bellina. Poi c'è questa c'era già, questa qui molto bella, con lo sfondo che ruota. Guardate che com'è molto definita e davvero elaborata, ma anche molto bella. Queste sono quelle semplici, questa è nuova, anche questa è nuova. Poi se ne possono scaricare anche tante altre tramite app di terze parti. Anche questa tutta red, questa era la classica. Poi c'è questa qui, anche molto bella. Molto lineare e concreta, se voi volete avere tutto sotto controllo. Fluidità è migliorata, devo dire. Fluidità generale dell'oggetto, del device, è migliorata con l'ultimo aggiornamento. Guardate anche questo, intanto arrivano le notifiche e suona e vibra. Andiamo a vedere il menu. Vi faccio vedere i dettagli dell'ultimo aggiornamento. Vi ricordo che questo è dotato anche di Wi-Fi, a differenza del GTR che invece si connette solo via Bluetooth. Informazioni, Verge, modello A1811, versione ROM, l'ultima che troverete avendo aggiornato l'ultima versione dell'app Amazfit Watch, quindi controllate sul Play Store che sia aggiornata l'ultima versione, e avendo quella versione, che dopo andiamo a vedere qual è, dovrete ricevere la notifica di questa ROM, che è l'ultima disponibile, la 3.2.6.0. La applicate, lui la scaricherà velocissimamente e poi si andrà a riavviare da solo il dispositivo e ve la applicherà. Tutto molto semplice. Io però ho avuto un problema, e qua lo dico a tutta la community perché potrebbe essere utile anche ad altri. A me restituiva già da mesi un errore nell'installazione della ROM. Cosa ho dovuto fare? Io avevo installato la ROM inizialmente, questa era versione cinese. Poi avevo sbloccato il bootloader, secondo la procedura che c'è nel sito di Nicola Sagliano, e vi consiglio di andarla a vedere e di iscrivervi al suo canale perché è veramente in gamba, è veramente bravo. Dovete sbloccare il bootloader, io avevo la China, quindi ho inserito la ROM official statunitense, dopodiché ho collegato all'app Amazfit Watch, lui mi ha scaricato la versione con lingua italiana e me l'ha aggiornato, ma ogni volta mi restituiva un errore negli aggiornamenti. Cosa ho dovuto fare quindi? Sono dovuto andare di nuovo sul sito del buon Nicola Sagliano, ho dovuto scaricare la ROM ultima official inglese, ho resettato tutto, però vi ricordo che si può installare solo se avete il bootloader
sbloccato con ADB e Fastboot. Ho installato di nuovo, formattando tutto, la ROM. Dopodiché lui si è pulito, si è rigenerato e mi ha dato la possibilità di aggiornare tutti gli ultimi update official e mi ha scaricato alla fine anche questo, che va a integrare perfettamente Alexa. Voi mi direte: ma dov'è Alexa? Che nel menu non c'è. Avete ragione, nel menu Alexa non c'è. È un'integrazione in automatico del sistema, ma se voi andate a vedere il menu non c'è un menu dedicato ad Alexa. C'è un'opzione che dovete attivare sullo smartphone e aggiungere il vostro account Amazon, cioè Amazon che è poi abbinato a quello di Alexa, per far sì che l'orologio possa interagire con lo smartphone e con Alexa stessa. Come si fa ad attivare Alexa? Si clicca su questo pulsante. Parlami di calcio. Il calcio è uno sport di squadra giocato con un pallone rotondo su un campo di gioco rettangolare, con due porte. È giocato da due squadre composte da 11 giocatori. Avete visto, voi chiedete qualsiasi cosa, tranne la musica, quindi in questo momento non ha accesso Alexa al database Amazon Music, quindi se chiedete la musica vi dirà che non può. Canzoni per bambini, vediamo se mi smentisce oppure no. Non posso riprodurre musica da Amazon Music su questo dispositivo. Ecco, in questo momento non è possibile riprodurre musica. Se invece avete la musica all'interno del dispositivo, lui ve la riproduce, non però tramite Alexa. Dovete andare a utilizzare i comandi del menu per utilizzare la funzionalità, se avete ovviamente della musica salvata dentro. In questo caso avete anche questa funzionalità. Alexa per il momento non ha tantissime interazioni con l'utenza, però intanto è stata implementata. Vedremo se con i prossimi update avrà più possibilità. Per quanto riguarda l'operazione dello sblocco del bootloader ed altre cose, ci rivediamo nelle live. Se avete domande, fatecele. Saluto tutti i gruppi in descrizione che trovate sotto al video: Malati di Smartphone, il gruppo dello zio, Bobax Group, Honor 20 più 20, China Deals and Friends e tutti i nostri canali partner. Il canale dello zio, andate a iscrivervi al suo canale. Il canale di Max Recensioni, Fonblog Italia e Passione Smartphone. Detto questo, vi saluto e ci vediamo per i prossimi aggiornamenti di questo dispositivo e tanti altri. Un salutone da Pasqui. Ciao!